Ritardi e cancellazioni di voli si sono registrati a Lampedusa da parte della compagnia aerea DAT Airlines, che ha in affidamento il collegamento aereo fra Lampedusa, Palermo e Catania. La pubblica denuncia arriva direttamente dal primo cittadino di Lampedusa, Totò Martello, che parla di disservizi e chiede l'intervento dell'ENAC e della regione. Se la DAT Airlines non è in grado di garantire il collegamento aereo fra Lampedusa, Palermo e Catania, ha detto, si cambi compagnia individuandone una che può mantenere gli impegni. Ogni volta ce n'è una, aggiunge Martello. Di recente sembra anche che ci siano stati anche problemi con la documentazione degli aeromobili. Per Lampedusa è determinante poter contare su collegamenti certi e su aerei efficienti e dal momento che queste sono tratte sociali, a mio avviso, alla luce dei continui disservizi, ci sono gli estremi per valutare inadempienze contrattuali da parte della DAT. Chiedo quindi all'ENAC e all'assessorato regionale alle mobilità e trasporti, conclude, di intervenire e valutare l'opportunità di affidare il servizio a un'altra compagnia.